sempre fino a 63 comunque. No, 64 sono 64 erano rimasti a casa per il tempo. Poi sono saliti a Carrà. Sono rimasti a Carrà, guarda, io mi sono spostato in modo da da Serra del Drago e siamo a Santa Nicola. In Santa Nicola qua c'era un casello della forestale. Mentre quello che vediamo? Questo è un rifugio per maiali e un porcile. Il pagliaio, come ti dicevo prima, ha questa forma e mai più grande, perché nel pagliaio in effetti ci devi anche doveva dormire. Si faceva il formaggio, si posavano le suppellette della campagna, anche se erano molto molto povere, diciamo. Quindi era l'abitazione del pastore, per quanto temporanea, forse stagionale. Sì, stagionale, perché là c'era una transumanza vicina, diciamo. Si passava in estate, si andava più vicino alla fiumara, perché era più basso e quindi c'era meno freddo, e in estate si saliva in montagna. Per esempio, noi eravamo a San Gianni. In inverno. Che era all'incirca che quota è? Sarà. Ma 200-300 metri, perché considera che è sotto, è a livello della fiumara. Mentre in inverno a San Gianni, mentre in estate si saliva a Milia. Ah. Milia oppure Fasuli, che siamo quasi a 1000, forse. Siamo forse più di 1000, forse di più, giusto. Sì. E quindi dal punto di vista dei chilometri erano qualche chilometro, non è che però il dislivello, la quota era. Il dislivello era abbastanza. Abbiamo notato un'aia qui, Leo. Sì, e l'aia veniva collocata in un posto dove c'era vento. C'era vento di mattina e anche di sera, perché di giorno e di sera. Di mattina il vento veniva dalla montagna, la sera veniva dal mare. E per liberare diciamo il grano dalla pula. Mentre per quanto riguarda il lavoro, come si trebbiava, non c'era la trebbia, erano gli animali. Noi mettevamo due mucche, una accanto all'altro, con uiuvu. Sì. Il gioco. Che sarebbe il gioco, no? Giusto. E in mezzo si metteva un pezzo di legno con attaccato una pietra, quindi si facevano girare questi animali sull'aia, dove si metteva il grano, e si facevano girare a destra e a sinistra tante volte, fino a quando... Questa è la pietra, il passaggio anche degli animali... Siamo poco sotto Monte Perre e abbiamo trovato una struttura che Leo ci indica come un pagliaio. Quella che abbiamo visto giù e che invece
non lo era, credevo fosse... non era ampiezza tale per potersi figurare come bagnato. Mentre questo, oltre alla forma precisa, c'è l'ingresso, c'è un posto dove in effetti si tenevano un po' di... Come una mensola. Una specie di mensola. E poi la circonferenza è quella di un pagliaio. Anche la struttura, ecco, è costruita con pietre a secco, due file. Una parte e una dall'altra. Un interno e un esterno, e nel mezzo? E nel mezzo del pietrisco, diciamo. Riempimento. E poi... Come si costruiva? C'erano dei pali, a forma... A cono capovolto, chiaramente. E poi venivano coperti questi, per fare scivolare l'acqua, con ginestra o altro materiale che si trovava sul luogo, in modo che scivolasse acqua e quindi all'interno mantenere asciutto. Dove siamo, Leo? Località Petrazzi. Probabilmente così perché, come vedete, ce ne stanno un sacco di pietre, ci sono delle massi enormi, quindi probabilmente da qui è il toponimo di questa località. E in particolare questo... Qua è la casetta dove dormivano i pastori. Praticamente c'erano questi muri a secco, come vedete, bassi, e poi c'era la lamiera sopra. C'era l'ingresso e davanti praticamente si accendeva il focolare. Il focolare serviva chiaramente di notte, perché anche in estate qua di notte fa freddo, e serviva per fare la ricotta. Ah. Perché qua si metteva il caccamo. C'è la caldaia. La caldaia con due puntiglie, cioè due forcine che una da una parte e una dall'altra, poi c'era un legno. E quindi, siccome il recipiente per il formaggio aveva due manici, si mettevano là per fare il formaggio, la ricotta. Il formaggio si utilizzava per riscaldare un poco, ma fondamentalmente con il fuoco era la ricotta quella che si faceva. Ma la consumavano o la commerciavano? Commerciavano. Ah. Certamente. E quindi trasportarla non era cosa da poco? Se venivano degli amici, era tutta a disposizione. Però chiaramente si faceva la ricotta, non è che si vendeva giorno per giorno come si fa ora. Infatti, si salava, mi chiedo. Si faceva la ricotta salata. Uh-huh. Là dietro c'è un altro locale, un'altra casetta dove si teneva il formaggio. Il formaggio e la ricotta, si tenevano per stagionare il formaggio e la ricotta. Poi di tanto in tanto, quando si scendeva al paese, si portava con... Prima con gli asini, poi è arrivata la macchina vicino, quindi con la macchina si portava giù in paese. E questo in particolare chi ci stava? Chi era? Qual era la famiglia? Qua ultimamente c'era la famiglia Stirol, c'era la mia famiglia ultimamente. Probabilmente qua sono passate un sacco di altre persone, quindi non saprei. Quando pensi dirti. Tu all'incirca abbandonato, non più... Ma da quando se n'è andato via mio padre poi non c'è venuto più nessuno e se non ricordo male doveva essere gli anni 80 più o meno, non ricordo l'anno preciso, ma sono gli anni 80 che sono andati via, diciamo, da qua. E però mi parli di lamiera, quindi comunque era un materiale dell'ultimo secolo, diciamo, o del precedente, per essere precisi. Sì, è un materiale che si usava il materiale che si usava fondamentalmente per questi rifugi temporanei, in estate, in inverno, quindi perché siccome si adottava la transumanza breve, si portavano gli animali verso la marina in estate, si portavano in inverno, si portavano verso la montagna in estate. Fino a che quota? Risalivano, a Crocedio arrivavano, sì, o si tenevano... andavano anche oltre, andavano fino a Canovai, andavano. Ah. Circa quella zona là, tutta scendevano verso la Fiumara. Ah. Le capre scendevano. Oltre credo che già fosse poi territorio, per così dire, di San Luca.
oltre sì, Bhutan. ma non si hanno si avevano dei rapporti molto positivi, cioè mio padre aveva gli amici, non c'erano contenziosi liti, anche perché non c'era una grande quantità di animali, per cui almeno nei ricordi non c'erano che io, la disponibilità poi, di pascolo sì era... sì, ma poi io ricordo che in effetti tra africesi o africoti e sanlucoti, santalucoti, c'era stato sempre un buon rapporto, diciamo, anche di vicinanza. Si facevano i compari tra l'uno e l'altro proprio per perché i legami. Si incontravano qua nella montagna che